Bene, buongiorno a tutti e bentornati, ben ritrovati all'interno di questa nostra rubrica Good Morning Finance, che ormai ci tiene compagnia ogni giorno dallo scorso 19 marzo. Noi abbiamo cominciato subito in queste dirette digitali proprio per aiutarci a tenerci compagnia e a confrontarci durante il periodo di lockdown. Visto il grande successo che ha avuto questo tipo di iniziativa, stiamo continuando e stiamo riprendendo le nostre dirette live. Prima di presentarvi l'ospite della giornata di oggi, ma sono sicuro già tutti la conoscerete, perché ovviamente è una persona che dà sempre spunti e motivazioni, ha sempre qualcosa da raccontarci, da insegnarci, da portarci dietro nel nostro bagaglio formativo, culturale, ci tenevo a presentare il palinsesto di settimana prossima, perché comunque, come sapete, i vari temi che andiamo a proporre sono sicuramente variegati, vanno nell'indicazione di quello che possono essere le crescite economiche, ma poi approfondiamo anche determinati ambiti relativi a quello che è il mondo della consulenza finanziaria e della gestione del denaro. Cominceremo lunedì parlando di mercato del credito a consumo, cercheremo di capire la richiesta di finanziamenti, com'è cambiata, come sta cambiando l'esigenza del credito del risparmiatore. Lo faremo insieme a uno dei più importanti operatori del settore in Italia, che è Cofidis. Nella puntata di martedì invece ci dedicheremo a un qualcosa che sicuramente cambierà la nostra vita nel futuro, ed è il tema dell'intelligenza artificiale. Lo faremo insieme al presidente dell'Associazione Nazionale dedicata all'intelligenza artificiale, con altre due importanti testimonianze, dove parleremo anche di come può essere utile anche all'aspetto di crescita della sostenibilità, e quindi è un tema molto caldo che affronteremo anche per il tramite dell'intelligenza artificiale. Nella giornata di mercoledì, uno dei temi a me più cari, ci sarà una bellissima intervista doppia dove parleremo di analfabetismo funzionale, e quindi come andarlo a riconoscere, come andarlo anche a superare, e come questo analfabetismo funzionale sia, ahimè, collegato al tema della mancanza di educazione economica del nostro paese, al bisogno, alla necessità di migliorare quelle che possono essere le varie consapevolezze finanziarie nella gestione dei nostri risparmi. Giovedì presenteremo un altro libro che sembra un romanzo, scritto assolutamente pre-Covid, ma insomma va a identificare cosa potrebbe avvenire nel mondo della finanza a seguito di cambiamenti abbastanza epocali, radicali. Parleremo di Bankageddon, libro scritto da Alex Richebuono. E nella giornata di venerdì invece ci dedicheremo al tema della startup, del fare impresa. Cosa vuol dire oggi e cos'è cambiato oggi, post-Covid, nell'ambito del fare impresa, delle startup, se sono cambiate magari anche quelle che possono essere le tipologie di iniziative. Si passerà dagli unicorni ai cammelli, lo spiegherò come concetto meglio nella giornata di giovedì, però l'unicorno è quella startup che va da 0 a 100 in fretta, è talmente rara che ovviamente fa parlare di sé. L'augurio per me di tutti è che si vada verso la creazione di società che invece siano in grado di superare ogni difficoltà. Magari ci vorrà più tempo, ovviamente, per mettere il mattoncino su mattoncino, però mi auguro che sia anche questa una lezione legata al lungo termine, al lungo periodo, che vada a superare un po' quel difetto di breve termismo di cui stiamo parlando in quasi ogni puntata che stiamo analizzando. Prima di entrare comunque nel merito della puntata di oggi, chiederei alla nostra regia di lanciare la sigla e poi davvero entriamo nel merito della puntata di quest'oggi. Perfetto, eccoci, non indugio oltre e do il benvenuto a Maurizio Cacciatori, personaggio sicuramente amato per quanto riguarda tutti gli appassionati di sport, ma non solo. Maurizio, tu sei sempre portato un grande ottimismo, una grande positività, e non solo. Ecco, poi leggendo il tuo libro, di cui oggi parleremo, Senza Rete, l'ho capito mentre l'ho letto il titolo di questo libro. Senza Rete vuol dire proprio che ti sei spogliata da quello che era una sorta di corazza, ti sei davvero descritta internamente, psicologicamente. Quindi davvero grazie per anche l'onestà con cui ti sei raccontata, e sono sicuro che anche quest'oggi, ecco, ci darai qualche spunto da portarci a casa per migliorare noi stessi, prima di tutto. Tu oggi,
non sei purtroppo più una pallavolista, non sei più una sportiva, io sappia, ecco, nemmeno poi nell'ambito degli allenamenti o di quello che possa essere il mondo dello sport, oggi sei assolutamente uno speaker motivazionale. Ti racconti un po' di cosa stai facendo in questo periodo? Innanzitutto buongiorno ed è un grandissimo piacere essere qui con voi. Cosa sto facendo in questo momento? Sto trasferendo tutti i valori che la mia vita, diciamo, da sportiva, che è stata una vita molto lunga, perché ho iniziato a giocare che avevo poco più di 15 anni, sono uscita di casa che ero davvero molto giovane, e ho iniziato ad allenare le famose soft skill, di cui non ero assolutamente a conoscenza, perché quando sei così giovane, quando hai così poca esperienza, quello che pensi è soltanto cercare di dare il meglio di te e basta, no? Quindi non avere una visione del noi, ma una semplice visione dell'io. Quindi io mi allenavo, cercavo di essere, molto diligente, cercavo di dare il massimo, perché il mio ruolo è sempre stato quello della palleggiatrice, e quindi mettermi a servizio della mia squadra. Però non avevo ancora capito quanto fosse importante il valore del giocare insieme, del condividere insieme, del collaborare con la propria squadra e del condividere un obiettivo proprio di team. Infatti, se vedete questa slide, la numero 32, con le mani incrociate, con lo sguardo già pronto ad una battaglia, sono partite di mini volley, quindi che durano 10 minuti, per me erano già una pseudo-olimpiade, dice proprio che la vita è il 10% ciò che accade e il 90% come l'affronti. E io credo che sia un tema particolarmente attuale, per me è stato fondamentale per l'inizio della mia carriera, perché devo essere sincera, in casa mia nessuno pensava che con lo sport sarei riuscita a diventare una campionessa. I miei genitori mi volevano in altri ambiti, invece io ho avuto il grande coraggio di prendermi la vita in mano e di fare delle scelte decisamente forti, perché quando esci di casa a 16 anni, insomma, ci sono tante tante difficoltà. No, beh, hai già toccato due argomenti interessantissimi sui quali poi vorrei anche qualche ulteriore approfondimento, qualche ulteriore considerazione, che è un po' soprattutto quello anche del team, della gestione del gruppo, perché sicuramente lo sport insegna molto questo. Vedo comunque stanno arrivando già i primi commenti e ringrazio Raffaele per viva il volley, viva l'alzata veloce, immagino che sia sottintesa l'alzata. Nel libro parli spesso di come ti veniva sempre richiesta l'alzata perfetta, no? E quindi allenamenti su allenamenti, ma questa alzata perfetta che a detta delle schiacciatrici magari non arrivava mai. Ecco, invito davvero tutte le persone che ci stanno seguendo nei vari social a scrivere, a condividere le vostre anche preoccupazioni, perché comunque arriviamo da un momento molto particolare, quello del lockdown, dove forse ci vogliamo illudere che sia uscito, che ne stiamo uscendo, che sia passato, però ogni tanto da qualche parte ce lo ricorda. Ecco, io personalmente, tanti di voi sanno, sono spezzino e oggi c'è un boom di contagi a Spezia dovuto essenzialmente alla nostra festa per la salita in Serie A, e quindi di nuovo lo sport, ma in questo caso non in senso, diciamo così, positivo nello sviluppo di quelli che possono essere i contagi. E quindi no, ringrazio tanto Raffaele, e io inizierei davvero a leggerti alcuni tratti del libro che mi sono segnato in modo particolare, che mi hanno acceso qualche lampadina. E il primo, giustamente parlavamo di lockdown, e tu parli all'inizio, quando parli proprio forse ancora prima dei 16 anni, di quando sei uscita di casa, parli di tanti pomeriggi barricati in casa con le tapparelle abbassate, come se un imminente attacco nucleare dovesse colpire proprio Carrara. E questa cosa qua mi ha ovviamente ricordato quanto ognuno di noi ha passato nei prossimi mesi, ma poi è proprio all'inizio, e questo è di nuovo un aspetto dove mi fa piacere capire se a tuo avviso oggi da leader motivazionale il lockdown ci ha insegnato un qualcosa. All'inizio parli proprio di: adesso ho il bisogno di isolarmi, devo cercare la quiete dentro di me, lontano dal frastuono. È un qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto, ci è stato imposto per Bacco, però in questi due mesi, in quei due mesi, perché comunque ormai sono passati, ognuno di noi è riuscito a fare un'analisi introspettiva. Quando arriverò davanti a tutta quella gente non potrò permettermi esitazioni. Tu ne parli in questo caso come, poi si viene a scoprire, anticipo un attimo, diciamo così, me ne scuserai, questa parte,
che parli già della tua seconda vita senza rete, quindi non stavi parlando dell'ingresso in campo, della preparazione alla partita, ma stavi parlando dell'ingresso sul palco, quindi l'idea di iniziare la prima volta nel raccontare un qualcosa di nuovo. A tuo avviso, quanto il Covid-19, il periodo del lockdown, è servito oggi alle persone, è stato sfruttato dalle persone, voglio usare proprio questo termine abbastanza forte, per capire davvero quali erano le loro esigenze, le loro necessità, le loro volontà principali, e oggi stanno cambiando vita. Prima, perdonami la battuta, Maurizio, parlavo con te, è la prima volta che vedo Maurizio con i capelli castani, non bionda, quindi pensavo fosse una sorta di incentivo al cambiamento, no? Ma quanto pensi che oggi sia davvero se abbiamo un sogno di cambiare un qualcosina nella nostra vita da N anni a questa parte, oggi è un po' la scusa per poterlo fare? Dunque, io sono dell'avviso che il periodo del lockdown è stato un periodo di grande sospensione, almeno questa è stata la mia sensazione. Mi sono sentita sospesa e come frizzata, anche perché sono oggi madre di due bambini e avevo la responsabilità, no, di capire e di poter dare loro una strada comprensibile, perché il fatto di non avergli dato più la possibilità di andare a scuola, di fare sport, di fare attività, di socializzare. Per me questo è stato il momento forse più difficile. E non ti nascondo che sono andata molto, molto in difficoltà da quel punto di vista. Per quanto riguarda invece il punto di vista lavorativo e professionale, mi sono ricollegata alla frase che abbiamo visto prima, no? Il 10% è ciò che accade. E quindi tutto questo terremoto che è successo, no, legato al Covid, e il 90% come siamo stati, siamo o saremo in grado di poterlo modificare o di poterci giocare a fianco. Ecco, io dico questo perché lo sport mi ha sempre insegnato che siamo in grado di andare oltre i limiti, e spesso e volentieri i limiti li poniamo proprio noi stessi, e quando facciamo di un limite una barriera rimaniamo fermi. E io sono sempre stata terrorizzata da chi non è in grado di cambiare, e la mia vita è stato un continuo processo di grandi cambiamenti. Io ho giocato a pallavolo per 20 anni, oggi sono una speaker a livello aziendale, e quindi sono ruoli completamente diversi, ma allo stesso tempo molto, molto uniti, perché hanno un comune denominatore, no? Un obiettivo, il saper comunicare, il saper mettersi in gioco, il non aver paura, il avere il coraggio, no? Mi è piaciuta molto una frase che ho letto poco tempo fa, che dice: quando la paura bussò alla porta, il coraggio aprì e non trovò nessuno. Quindi quello che ho pensato è stato quello di tirare fuori ancora più coraggio di quanto non avessi prima, perché è vero che prima parlavo di sport, di resilienza, di cadute, ma la situazione di oggi è una situazione che va oltre, una situazione davvero dal punto di vista anche emotivo estremamente forte. E quindi ho detto: Mauri, per tanti anni hai parlato di cambiamento, sei stata la capitana, hai cercato di comunque condurre, unire il tuo team, fallo anche adesso. Non è stato facile, ve lo posso assicurare, perché la mia più grande responsabilità erano davvero i miei figli, però io credo che siamo in un momento in cui abbiamo assimilato la situazione, siamo in un momento in cui dobbiamo avere ancora più responsabilità, e siamo in un momento in cui dobbiamo necessariamente andare avanti e non guardare indietro. No, beh, assolutamente è molto bello quanto dici, di come anche affrontare un qualcosa che non dipende da noi, no? Questa pandemia davvero ci ha preso tutti di sorpresa, chi magari era un po' più preparato, chi meno preparato, ma sicuramente è stato un periodo che nessuno di noi ha voluto o si immaginava andasse in questa direzione, e il come uscirne è un qualcosa davvero che dipende anche dalla personalità delle singole persone. E qua parli, all'interno del libro c'è un altro passaggio dove parli di adattarsi rapidamente alle situazioni che cambiano. È un qualcosa che è molto importante, soprattutto nell'ambito poi della tua attività sportiva. Qua facevi
l'esempio come nel vademecum della brava palleggiatrice ho sorvolato su questa qualità che tra tutte è fondamentale per giocare ad alto livello. Prevedere in anticipo gli eventi, aggiustare il tiro è il tipo di insegnamento che deriva dallo sport ma che può adottare con profitto nella vita di tutti i giorni. Qualsiasi cosa si riesce a estrapolarne una cosa positiva, devi essere pronto a coglierla per poi riproporla, corretto come interpretazione? Assolutamente. È una questione di visualizzazione. Il mio ruolo è stato sempre quello di mettermi a servizio, no? della squadra. Io ho avuto uno straordinario allenatore che è Giulio Velasco, che in un momento abbastanza critico della storia del volley, perché tutti pensano alla nazionale femminile come una nazionale che ha sempre vinto e convinto, ma non è mai stato così, perché all'inizio era davvero una nazionale di giocatrici talentuose, ma che non portava mai a casa un risultato, no? E infatti io dico che l'obiettivo condiviso è nel DNA delle squadre vincenti. Ecco, in questa immagine che vedete, questa nazionale era una nazionale che era agli esordi, no? Una nazionale molto giovane, si intravede Francesca Piccinini, Sabrina Vertini, giocatrici insomma che hanno fatto la storia, ma in quel momento non eravamo la storia del volley, eravamo una squadra che competeva in tantissime gare e trofei e comunque eventi, ma non portava mai a casa nessun risultato. E quindi quello che abbiamo fatto è stato quello di mettere ognuno di noi un qualcosa in più, allenare l'empatia. Io dico sempre che essere empatici non significa giustificare chi abbiamo di fronte, ma riuscire ad estrapolare il meglio da loro. E allo stesso tempo penso sempre che il tessuto sociale è tanto più resiliente quanto è alta la qualità dei propri rapporti. E quindi noi ci siamo messi in gioco, abbiamo visualizzato, abbiamo cercato di capire chi era l'avversario, abbiamo cercato di interpretarlo insieme ed abbiamo distinto in maniera molto chiara la differenza tra essere un gruppo ed essere una squadra. Perché un gruppo è un insieme di persone che fa un percorso sotto una guida, ma quel percorso lo fa in modo singolare, fa il suo compitino. Una squadra invece è lo stesso insieme di persone che ha la stessa guida, ma quel percorso se lo sente suo e con tutte le sue forze cerca in qualsiasi momento, dal lunedì mattina, io lo dico sempre, dal lunedì mattina, di portarlo a casa assieme al proprio collega di lavoro, alla propria compagna di squadra, perché è solo così che si riescono a superare i momenti di difficoltà. E credo che in questo momento particolarmente difficile questa metodologia di pensiero sia davvero la chiave di volta, la chiave risolutrice di quello che davvero dovremo fare in un momento davvero tosto e difficile. Comunicare, confrontarsi. Le squadre vincenti non sono squadre che si vogliono bene, non sono squadre di famiglie che si amano alla follia. Sono squadre che hanno chiaro l'obiettivo, chiaro la difficoltà, ma sicuramente chiara anche la voglia di raggiungerlo insieme. No, bellissimo anche questo passaggio che fai della differenza fra un gruppo e una squadra, no? È proprio anche a livello di valori, e poi cercherò magari di chiederti anche un qualche passaggio in più. Volevo adesso chiederti, visto che citavi come questo è avvenuto anche a seguito dell'ingresso di Giulio Velasco alla guida della nazionale, capire un attimo quanto è importante, o meglio, se questo processo sarebbe anche avvenuto senza un capo così fortemente carismatico, o quanto è importante un capo così carismatico. Quando parli di Giulio Velasco, all'interno del libro parli: quando Magri decidi di assegnare proprio a Giulio il progetto femminile, nell'ambiente si diffonde un'euforia contagiosa. Capiamo che ci saranno investimenti, progetti finalmente seri, credono in noi. L'importanza, scusa, in questo lato faccio un po' il parallelismo fra il dipendente, che in quel caso eri il giocatore e la giocatrice di pallavolo, e sai che arriva un management forte, cioè una persona che porta entusiasmo e capisce effettivamente che può imparare qualcosa. Giulio Velasco entra nel nostro circolo dopo lavoristico, quindi lo definisci forse un gruppo del gruppo Vacanze Piemonte, ora adesso io esagero in quel senso. Dici giusto, guarda, veramente. Non conosco, non mi permetto, Maurizio, cioè, penso ovviamente sia stato un bel gruppo euforico, ma non conosco.
Quindi proprio come Giulio Velasco entra nel nostro circolo dopo lavoristico e in poche settimane lo trasforma in un'azienda. In un periodo così difficile come questo, quanto è importante la serietà, l'innovazione, la determinazione del management dell'azienda anche per infondere nuove, probabilmente, fiducia, nuove aspettative, nuove speranze all'interno di quello che è il gruppo di lavoro? Dunque, ritorno all'arrivo di Giulio Velasco. Quando Giulio arrivò, trovò una dimensione completamente diversa da quella che lui aveva vissuto in passato, perché lui arrivava dalla generazione dei fenomeni, no? Da Zorzi, Lucchetta, Cantagalli, loro erano imbattibili, erano talmente forti che noi tutti, tra virgolette, li odiavamo, perché insomma non sbagliavano una partita, mentre noi invece le sbagliavamo tutte. Quindi quello che abbiamo voluto fare è stato quello di cercare di capire veramente le sue richieste e cercare davvero di capire quello che lui chiedeva a noi. Io prendo sempre come l'esempio forse più eclatante quando mi parlò e mi disse: Maurizia, tu hai un ruolo importante perché sei la capitana, ma il tuo ruolo in questo momento è quello di essere la cameriera della squadra. Allora io mi allenavo, perché mi allenavo ore e ore palleggiando, schiacciando, facendo difese, e quando Giulio mi disse: guarda, devi essere una cameriera, io ho pensato: ma come, Giulio, come la cameriera? E invece ovviamente era un significato metaforico, no? Quando entri in un ristorante, un cameriere o una cameriera deve essere all'altezza, no? del proprio locale, quindi deve offrire il menù nel miglior modo, nel miglior dettaglio possibile, no? Presentare il piatto, chiarire quali sono gli ingredienti, per far sì che il cliente si senta primo a casa e allo stesso tempo abbia voglia proprio di assaggiare e provare più prodotti. Quindi questo era il suo messaggio: mettermi io in funzione della mia squadra. Questo momento particolare, io credo che la parola ascolto, la parola empatia, queste soft skill in questo momento debbano necessariamente essere allenate molto più di prima, perché in questo momento non ci sono né scuse né alibi. È tempo di non parlare più ma c'è il Covid. Quindi il Covid c'è, ma noi dobbiamo andare avanti e più forti nonostante il Covid, riunirci, avere la capacità di ascoltare e non sentire. Io faccio grandi differenze tra questi due verbi, perché secondo me quando io sento una nozione, la nozione mi entra e mi esce in maniera molto passiva. Quando io invece ascolto, quella nozione me la rendo mia e la voglio capire e la voglio mettere in atto. Quindi questo è il momento di dare valore, allenarsi. Sono dell'avviso che è tutto allenabile: la resilienza, l'empatia, il senso d'appartenenza, il fatto di non tirarsi indietro. Questo è il momento di non tirarsi indietro e di essere esempio per le persone che lavorano con noi, per le persone che sono in un momento di grande difficoltà, come lo siamo tutti d'altronde, perché come vedete in questa slide le coppe si vincono in allenamento e si va in gara solo per ritirarle, e questo è il significato straordinario, perché dà proprio valenza, no? Alla continuità, alla costanza, alla resilienza. È possibile raggiungere un risultato la domenica, ovviamente io parlo in senso sportivo. I risultati in azienda si ottengono da lunedì mattina, quando si toglie la Covid e si va avanti col nostro progetto, con le nostre idee, con le nostre nuove innovazioni, cercando di essere sempre più performanti. No, perbacco, sono parole molto belle e da interiorizzare assolutamente, quelle del oggi impegnati su se stesso, cioè non stare a guardare il fattore esterno, quel 10% che ahimè succede, no? È un po' il concetto di fortuna, se vogliamo, fortuna o sfortuna, ovviamente se vogliamo generalizzarlo, ma proprio l'importanza di quello che poteva essere il tuo obiettivo personale. E mi è piaciuto molto anche l'aspetto che prima raccontavi della cameriera. La cameriera, detta così, effettivamente a una giocatrice della nazionale, per Baco, quindi non all'ultima arrivata, probabilmente può sembrare subito una cosa abbastanza svilente. Però effettivamente, se ci ragioniamo, nel momento in cui vado a mangiare in un ristorante, se la cameriera è antipatica
e diciamo così, non ti fa star bene, rischi quasi di alzarti dopo l'antipasto di andartene. E non è preparata. Sì. Questo è importante, la preparazione costante e continua. Ma è... Il ruolo dell'alzatrice all'interno di una squadra di pallavolo è non fondamentale, di più, perché di fatto è tutto ruota intorno all'alzatrice, no? Si va sempre, quando si riceve la palla, si va a cercare di passarla all'alzatrice, quindi è davvero il punto di riferimento. Però dall'altro lato mi viene in mente la frase celebre di Giulio Velasco, del fatto che l'alzata non si discute, ma si sistema, si corregge. Dimmi tu la frase vera, perché l'avrei sentita mille volte, che io non me la ricordo molto bene. Pensi che questa frase sia stata detta per aiutarti a superare una sorta di pressione? Di fatto la frase di Giulio Velasco va proprio a dire come è lo schiacciatore che non devi discutere l'alzata, ma la devi risolvere. Ecco, mi si è accesa la lampadina di qual era il termine vero e proprio. Che forse sembra una sorta di levare il peso, la responsabilità del è stata alzata male a quello che è l'alzatrice. Io so che questo ovviamente non ha levato la tua volontà di allenarti, di imparare, perché allora adesso la responsabilità era di chi schiacciava. Hai continuato a cercare la famosa alzata perfetta, che nel libro dici ho provato in mille modi, ma non c'è mai l'alzata perfetta, quella che sale piano, scende veloce, è tagliata e quant'altro. Quanto è importante anche su un ruolo chiave come era il tuo, diciamo così, avere il giusto sentiment dell'impegno che ci devi mettere, il concetto di cameriera, cioè senza di te la squadra non gira, ma anche una sorta di non avere tutta la responsabilità sulle proprie spalle. Questa è una bellissima domanda. Allora, tieni conto che una palleggiatrice allena la bellezza. Io ho avuto un allenatore olandese e sono arrivata ad allenare la bellezza di 44 schemi. Ora, non sono tutti pallavolisti, ma 44, non so quando vedete in televisione, quando facciamo tutti i segnali, no? Ecco, 44 schemi sono davvero tantissimi. Sono tosti, davvero da memorizzare, ecco. Esatto, sono davvero tantissimi, ma oltre 44 schemi ci sono centinaia e centinaia di giocatrici con le quali io ho allenato, ho giocato sia in nazionale che nel club, perché io ho giocato in Italia, ho giocato all'estero, quindi con culture, con lingue completamente diverse, con obiettivi completamente diversi. Ogni squadra ha un obiettivo, quindi io ho dovuto cambiare e modificare completamente la mia mentalità, no? Perché ho giocato per vincere la Champions League, ma ho giocato anche per la salvezza, perché quando ero molto giovane ho giocato in club dove la salvezza era più di una Champions League. Quello che riguarda il concetto fatto da Giulio Velasco è sempre stato di non dare la colpa sempre agli altri, ok? Quindi lo schiacciatore che è pronto per attaccare la palla più importante e si trova di fronte una palla che è staccata dal muro, una palla che è inattaccabile, non può fermare la palla, perché l'arbitro fischia e il punto va all'avversario. Quindi cosa deve fare? Deve cercare delle soluzioni. E le deve cercare necessariamente. Queste soluzioni possono essere la grande schiacciata fortissima, oppure anche un semplice pallonetto, oppure giocare anche contro l'avversario, quindi giocare con la palla tirata piano sul muro, per far sì che la palla ritorni in campo e riproporre un altro schema. Quindi è tutta una metodologia, un allenamento, ma che nasce dalla quotidianità, dalle ore e ore passate in allenamento. Ora, si possono passare ore, giornate intere in palestra, ma se non c'è la consapevolezza e la volontà di venirsi incontro, questo non succederà mai, ve lo posso assicurare, perché io ho giocato con atlete straordinarie, fortissime, che però non erano collaboratrici, non collaboravano, non avevano voglia di andare oltre. Loro erano forti perché avevano giocato Olimpiadi e si fermavano lì, ma magari non erano forti per quella tipologia di squadra. E quindi quando è forte una squadra? Quando dalla panchina alla giocatrice titolare c'è tutto
tutto un vero successo di team. Infatti il successo di un vero team, e lo vediamo in questa immagine, che è ben differente da quella proposta prima, è dato dalla capacità di cambiare e di mettersi in gioco sempre. Quindi cosa significa? Che se la mia palla, che io penso sia perfetta, non va bene per la mia collega, allora io devo modificarla, devo essere in grado di rimettermi in gioco e comunque anche di avere una grande autocritica, cosa che in questo momento manca molto, io lo vedo nelle realtà aziendali, no? Io faccio bene questo, purtroppo il collega non mi capisce, quindi finisce lì. Oppure comunichiamo via mail. Questo è un problema grandissimo, perché la comunicazione oggi, ma soprattutto oggi, è alla base dei veri successi di una squadra e dei veri successi di un team. No, beh, capisco molto, belle, sempre belle, e io le faccio mie poi le tue parole, quindi grazie Maurizio davvero in prima persona. Capisco molto, prima raccontavi di quanto la differenza fra squadra e gruppo è comunque anche l'allenatore che influenza questa grande differenza. Capisco anche che anche la tua crescita personale e professionale è fortemente influenzata dal ruolo dell'allenatore. Tu all'interno del libro parli spesso di tanti allenatori dai quali hai imparato qualcosa. Giulio Velasco, abbiamo parlato prima, uno che per nomi non sono un appassionato di pallavolo e quindi non conoscevo, magari è famosissimo, parli di uno dei primissimi allenatori da quando sei pallavolista a Perugia. A me Bernardinho piace perché stimola la nostra parte creativa, ma allo stesso tempo indica una strada molto precisa, faticosa ma netta. Anche lui sembra divertirsi con me, intuisce il mio potenziale, mi mette alla prova e io gli rispondo. Quindi di fatto l'allenatore è sia un allenatore di gruppo o di squadra, ma anche un coach individuale che deve capire le singole dinamiche delle singole persone. Quindi quanto è importante anche all'interno dell'azienda il ruolo del manager, perché poi io lo definisco manager ovviamente all'interno dell'azienda, e soprattutto ti alzo io una palla perché so che è un argomento molto più ampio, fai tanti esempi, ne posso anche riprendere altro all'interno del libro, il concetto di leadership positiva, come comunque Bernardinho, il Giulio Velasco ti insegnano qualcosa, ma fai anche un grande esempio, ahimè, di leadership negativa, di come è stato un allenatore che ti ha preso di mira e ti ha sfruttato per farti del male psicologicamente, nemmeno in favore di altre pallavoliste che così hanno imparato, ma proprio non si capisce dal libro il perché lo abbia fatto, ecco come concetto. Quanto è importante, soprattutto in una fase di difficoltà come questa, che quindi io penso che le nostre emozioni nel bene e nel male sono tutte esasperate, no? Cioè se prima stavi bene, oggi cerchi ancora di stare meglio, ti imponi questa volontà, se invece stavi male probabilmente oggi, non dico rischi la depressione, ma quasi. Quanto è importante all'interno dell'azienda il ruolo del manager per motivare quelle che possano essere le persone a lui affidate? Dunque, io abbino il manager ad un allenatore. Io ho avuto tantissimi allenatori e per me ogni mio allenatore è stato nel bene e nel male una persona che mi ha fatto crescere. Un allenatore deve essere necessariamente un leader, perché deve essere in grado di costruire, non distruggere, deve essere in grado di esaltare e rimproverare allo stesso tempo, magari nello spogliatoio e non pubblicamente, deve essere in grado di stimolare e di trovare attraverso l'empatia la strada giusta per riuscire a tirare fuori il meglio dal proprio giocatore. Io ho visto all'interno di aziende tantissimi leader che interagivano con la loro squadra, e per loro squadra intendevo dall'ultimo arrivato alla persona al veterano dell'azienda, e li ho sempre particolarmente stimati. Ho avuto anche tanti allenatori che erano particolarmente silenziosi, no? Che necessariamente non parlavano in continuazione durante i time out, non facevano quei comizi che spesso e volentieri vediamo in televisione, no? Ma tanti allenatori che con i loro silenzi, particolarmente silenziosi, ma con i loro silenzi parlavano molto di più di
un centinaio di parole, quindi le loro espressioni, i loro sguardi, la loro voglia di darci forza e di spingere e di fare per noi è stata forse una delle chiavi che io poi ho utilizzato con i miei team, perché io dovevo essere il tramite, no? Con la mia squadra, e il mio tramite era proprio l'allenatore. Quindi il consiglio che posso dare agli amministratori delegati, alle persone che lavorano in azienda, di essere sempre in grado di dare ascolto, di mettersi in gioco e di chiedere anche aiuto, perché spesso si vede questa figura, quella del leader, come un'immagine di chi non ha bisogno di nulla, no? Di una persona forte, di una persona determinata, di una persona che conosce perfettamente la strada da percorrere, ma non è così. Io sono stata una capitana forse atipica, ma nei momenti di grande difficoltà ho avuto bisogno delle mie compagne e ho chiesto bisogno alle mie compagne, perché facendo così mi rendevo conto che rendevo la squadra molto più coesa e molto più unita, perché le soluzioni si trovano insieme. La pallavolo per eccellenza è uno sport di squadra. Come ho detto prima, non puoi fermare la palla, la devi gestire. E se l'avversario ti cambia strategia, non possiamo fermarci perché durante il mese abbiamo preparato quella tipologia di partita. La squadra è cambiata e quindi insieme dobbiamo trovare una soluzione. E spesso e volentieri l'abbiamo trovata proprio in campo, durante la partita. E quante volte in azienda prepariamo magari un piano e all'ultimo secondo le strategie cambiano, non possiamo fermarci, non possiamo fermare la palla come fa lo schiacciatore se l'alzata non è perfetta, dobbiamo andare avanti con i nostri strumenti, e i nostri strumenti sono ottimi, perché spesso e volentieri noi non sappiamo che siamo molto meglio di quello che pensiamo di essere. Maurizio, le tue parole che mi dici, ti faccio la domanda diretta: quanto conosci da vicino il mondo della consulenza finanziaria? Nel senso che mi danno proprio la descrizione di quanto sta avvenendo nel nostro mondo in questo contesto. Il nostro mondo è sempre stato, quello della consulenza finanziaria, un mondo abbastanza piramidale, dove il team di lavoro poteva essere un gruppetto piccolo di consulenti gestito da un group manager, a loro volta gestiti da regional manager, da area manager e poi ovviamente dalla direzione nazionale. Quindi capisci i vari anche livelli di leadership, no, che vengono richiesti. Molto importante è quello regional manager, quello, diciamo così, presente sul territorio, che ha comunque un po' il ruolo dell'allenatore, della squadra, che deve motivare i singoli, deve riuscire a farli lavorare insieme e quant'altro. Hai appena parlato di come è ancora più importante il ruolo del manager nel momento in cui cambiano le situazioni, cioè in partita è l'allenatore che inizia a capire che sta cambiando qualcosa e gli chiede di lavorare su altri schemi piuttosto che quelli preparati nel prepartita. In questo contesto, ecco, se lo penso nella consulenza finanziaria, perbacco, c'è stato un cambiamento delle aspettative, ma proprio anche di crescita delle paure di quelli che sono i clienti, e quindi oggi la motivazione principale è proprio quella di cercare di ritornare a dare serenità al cliente prima di non aumentare quelli che possono essere rendimenti o altre esigenze. In questo contesto il nostro mondo sta pensando di uscirne, dico pensando perché era una cosa che già si ragionava prima, ma sto vedendo personalmente una sorta di accelerata in questa direzione, nella creazione proprio del termine di team, cioè di gruppi di lavoro e non più di singoli sportivi, cioè più da il passaggio un po' all'idea è quello di passare da sport individualista, che poi comunque non era proprio così, però era più simile al ciclismo, mi passi una similitudine, che non a quello che poteva essere invece l'aspetto della pallavolo, ha proprio un ambito di team. Tu del team ne parli un po' più, ne parli lungo tutto il libro, cioè dall'inizio alla fine. Un aspetto che mi piace, l'ho colto nelle ultime pagine, dice: vi assicuro che è davvero difficile trovare un gruppo di lavoro dove esistono giocatori scarsi accanto a fenomeni. Esistono capacità diverse che vanno interpretate e indirizzate verso la giusta collocazione. Poi capisco che mi dai subito una sorta di dettaglio, se vuoi creare un team coeso, comunque il livello del team e quindi dei componenti, la professionalità dei componenti che partecipano all'interno di quel team non può discostarsi più di molto, cioè non puoi prendere quello appena arrivato da quello davvero che è già sgamato, bravo e già gioca già in nazionale. Dall'altro però voglio farti anche questa domanda: quanto, perché quel team sia davvero vincente, le capacità, le singole capacità dei singoli devono essere eterogenee? Cioè,
Io penso, immagino che Maurizia Perbacco, se gioca contro di me e lei schiaccia, mi straccia, cioè è bravissima anche nella schiacciata, ma a livello nazionale probabilmente la schiacciatrice era nettamente più brava di Maurizia e Maurizia era nettamente più brava nell'alzare quella che era la palla. Quindi la domanda è: quanto un team per essere vincente, e tu ce ne puoi dare assolutamente tutta l'indicazione avendo giocato in nazionale, deve essere da un lato di un certo livello di professionalità riconosciuto da tutti i membri del team, immagino, perché comunque anche questo è un concetto anche di riconoscibilità di chi fa parte del team, ma che dall'altro possa mettere insieme, unire anche competenze diverse, capacità diverse per la vittoria davvero del team stesso. Anche questa è una super domanda. Allora, io credo che sia tutto complementare, nel senso che anche l'ultima giocatrice, per dire, che arriva in un team che non sfiorerà mai campo e che sta in panchina, in un team vincente ha un valore estremo, nel senso, ho giocato con tantissime campionesse che hanno vinto Olimpiadi, campionesse che sono state premiate come migliori giocatrici al mondo, ma ho giocato anche con giocatrici che non erano ancora campionesse, ma che a mio avviso erano campionesse perché nello stare 7, 8, 9 mesi in panchina senza essere mai utilizzate, sono riuscite a loro tempo a dare consigli durante il time out molto efficaci affinché la squadra potesse avere una linea di guida. Quindi io valuto non solo la campionessa blasonata, ma anche l'ultima arrivata, purché sia un'ultima arrivata che abbia voglia di arrivare al primo posto. Non so se è chiaro il concetto. Io sono stata una giocatrice sicuramente forte, ho preso un premio come miglior palleggiatrice ad un mondiale, non è un premio che arriva tutti i giorni, ma vi posso assicurare che non lo sarei mai stata se non avessi avuto un libero incredibile come poteva essere Paola Cardullo o una schiacciatrice straordinaria come Francesca Piccinini o Elisa Togut, che tutte le volte alle quali io passavo la palla loro mettevano la palla a terra. Quindi è un gioco complementare dove in una squadra vincente non esce solo il singolo individuo, forse possono uscire le personalità, quella un pochino più estroversa, quella un pochino più allegra, quella magari un po' più taciturna, però è il fatto di essere complementari, e quando c'è questo concetto allora la squadra va avanti. E ti posso assicurare che durante i time out un Giulio Velasco, un Bernardino Roccia, un allenatore blasonato, quando richiama la sua squadra durante il time out ha pochissime nozioni da dare, perché la squadra è performante dal punto di vista mentale. Assolutamente sì. Aiutami a capire anche quest'altro passaggio, ragionando, facendomi un po' la differenza fra singolo e squadra. Nella realtà, così a pelle, per me c'è poca differenza, però te lo chiedo proprio per capire tu che hai vissuto entrambi gli aspetti. Quando sei in una partita, quando sei in una competizione, ci sono due cose che davvero fanno la differenza. Uno sono gli obiettivi, è vero e proprio. Vincere un trofeo internazionale è un affare molto complicato. Puoi avere anche il verduraio indovino dalla tua parte. Qua fai un accenno a, diciamo così, uno scherzo che raccontavi prima, ma se non curi i dettagli nei suoi minimi aspetti, puoi finire impallinato molto prima del traguardo. Più che l'aspetto tecnico, ancora una volta è quello psicologico che gioca un ruolo chiave. La domanda è: quanto, uno, l'aspetto psicologico, due, l'obiettivi, e tre, ci metto anche il concetto di alibi che hai già toccato prima, sono importanti e nell'individuo e nella squadra. E la domanda delle domande è: io manager, è più facile per il manager, è più facile lavorare su questi tre concetti, obiettivi, psicologia e alibi, del singolo o del team intero? Io credo che sia una questione di contaminazione, nel senso che se nel mio ambito lavorativo continuo a parlare di alibi, di scuse,
di mancanza di carattere, di momenti di difficoltà, di disagio, di stato di sospensione, no? In questo momento sembra quasi che siamo tutti sulle sabbie mobili, perché siamo pronti a partire, però chissà, magari fra una settimana dobbiamo rimanere fermi di nuovo. Ecco, chi contamina questa mentalità fa sì che la propria squadra, la propria azienda abbia questa mentalità. Chi invece diffonde pillole di positività, ora io non voglio parlare di fantascienza, nel senso non possiamo da oggi dire da domani sarà tutto meraviglioso, faremo tutto in maniera straordinaria, i numeri andranno alla grande, no, non è così, bisogna essere anche concreti, consapevoli e coscienti di quello che stiamo attraversando, però una buona mentalità e una buona predisposizione a superare insieme dà esempio, e quindi anche lo scettico insieme ad un gruppo che comunque ci prova e cerca di dare esempio all'altro, crea sicuramente un'atmosfera molto migliore di una situazione invece cupa, perché quando c'è una situazione cupa i risultati non arrivano. Le vittorie creano altre vittorie e le sconfitte alimentano altre sconfitte. Questo è molto importante davvero, anche poi l'aspetto psicologico, perché non è che da una vittoria a una sconfitta Maurizio ha disimparato ad alzare la palla, e quindi è davvero quello che possa essere gli aspetti. No, vedo ovviamente, ecco, i vari commenti che arrivano su LinkedIn e non solo. Raffaele ti paragona al Dovrak italiana, non so cosa voglia dire, se sia un complimento o meno, ma penso assolutamente. Speriamo bene. Non conosco questo personaggio, ma sono sicuro che Raffaele vuol fargli un complimento. Ho un'altra domanda, che è quella che a me, diciamo così, le due righe che mi sono segnate un po' di più all'interno del libro. E come sai, noi siamo una società di formazione, ci chiamiamo Professione Finanza, quindi abbiamo a che fare col mondo della consulenza finanziaria. A un certo punto, è vero che sei ancora nei capitoli dove descrivi la tua gioventù, cioè la parte comunque dove eri ancora giovane, ma parli del tuo rapporto con i soldi. L'idea di dovermi occupare di soldi continuava a provocarmi un senso di profondo disagio. I soldi mi hanno sempre fatto paura. Sì, dai tempi dell'avvocato Baratta, parli di un episodio che racconti bene quando eri davvero bambina. Sia chiaro, riconosco l'importanza e il valore del denaro, ma di sicuro non c'è stato un solo momento in cui dentro al campo abbia pensato al denaro. Quando Mauro Reguzzoni, che poi è diventato il mio procuratore, si è occupato di tutto lui, lasciandomi all'oscuro dei dettagli. La domanda che mi viene da fare è, oggi, grazie Raffaele per la precisazione, vedo che era un palleggiatore USA della Nazionale dell'84, quindi probabilmente l'ho pronunciato male io, Maurizio, ma è sicuramente un attestato di stima quello che Raffaele ti dava come indicazione. Grazie. Aiutami a capire qual è il rapporto con i soldi, nel senso che ovviamente per chi lavora nel nostro settore dovrebbe essere normale, scontato, doveroso riuscire a capire cosa possa essere il rapporto con i soldi, ma più di una volta, confrontandoci ovviamente con quello che è fuori il nostro mondo, si capisce che non è così facile relazionarsi davvero con quello che possa essere il denaro. Non so se è per una questione di legato alla matematica, legato a un argomento così particolarmente difficile. Quindi, da un lato vorrei capire che cos'è per te davvero i soldi, e se ancora oggi, che non sei più ragazzina di 16 anni, rappresentano una sorta di incognita, di luogo oscuro, e dall'altro quindi quanto è importante e cosa vai cercando nella persona che ti aiuta nella gestione di questi soldi. Non dico di fare investimenti chissà quali madornali, ma proprio nella gestione anche dei normali risparmi che una persona ha da fare. Dunque, parliamo di quando ero molto ragazzina. Io arrivo da una famiglia di imprenditori e praticamente fin da piccolina ho sempre sentito parlare in casa di soldi, perché c'erano delle eredità da dover gestire, c'erano un sacco di avvocati, quindi spesso e volentieri le nostre tavolate familiari erano incentrate su questo famosissimo avvocato Baratta, che avrebbe dovuto risolvere tutte le beghe familiari, e io
pregavo questo avvocato Baratta affinché potesse risolvere questa problematica dei soldi. Ed è per questo che fin da giovane io ho sempre abbinato i soldi ad un problema incredibile, no? Perché non era possibile parlare sempre solo di denaro. Oggi, ovviamente, crescendo, ho 47 anni, quindi insomma ho fatto esperienza in tutta la mia vita, quello di cui ho sicuramente bisogno è di un grande punto di riferimento, perché è vero che sono stata una grande giocatrice di pallavolo, è vero che mi piace molto e mi aggiorno, studio, cerco di essere sempre all'avanguardia nel mondo della comunicazione, ma per quanto riguarda la finanza non sono preparatissima, quindi quello che ho fatto è chiedere aiuto a persone competenti affinché mi sapessero indirizzare, affinché potessero gestire nel miglior modo possibile il mio, diciamo, capitale finanziario. Quindi domanda personale, Maurizio, perdonami, è quanto condividi le scelte o quanto deleghi le scelte? Cioè, hai riconosciuto in quella persona una persona competente e estremizzo il concetto, è fai te, mi fido, o è un qualcosa dove comunque vuoi, ok, o vuoi essere consapevoli di quello che viene fatto? No, no, fai te, mi fido, no. Prima devo capire molto molto bene, poi mi aggiorno, poi cerco di avere consigli anche da persone esterne. Cioè non sono diciamo una dilettante allo sbaraglio, anche se sono una dilettante in ambito finanziario, perché non... Ognuno ovviamente il suo ruolo, nel senso che ovviamente nessun consulente finanziario è bravo quanto te a giocare a pallavolo, ovviamente, ma esatto, prendo la categoria. Esatto, però credo che ognuno di noi abbia il dovere di essere informato e abbia dovere di dare valore alle persone che gestiscono, no, i patrimoni, perché sono persone sicuramente molto più più di me sicuramente. Il messaggio che volevo far passare da questa domanda, ed ero certo di questa tua risposta, è proprio quello del è comunque sbagliatissimo affidarsi, anche se è la persona più onesta, più saggia, più brava del mondo, ma affidarsi completamente è sempre sbagliato, perché comunque anche le aspettative, i desideri, le esigenze sono completamente diverse, quindi potrebbero essere fatte delle scelte differenti. L'importante è, pochi o tanti che siano, quello di condividere, di capire cosa si sta facendo, proprio assolutamente. In questo modo si riesce anche a trasferire quella che possa essere l'esigenza al consulente, che meglio capisce ovviamente quali strumenti, quale alzate andare a fare, se vogliamo rifare il famoso parallelo fra consulente schiacciatore e alzatrice vera e propria. Io vedo che stiamo, ahimè, già ai 50 minuti, Maurizio, io con te andrei lungo fino a tutto il pomeriggio, ma ovviamente capisco che hai altri impegni e non voglio andare oltre. C'è un altro tema che durante il libro lo tocchi più di una volta. So che è un tema che non riguarda tanto la leadership, però penso che oggi sia un tema effettivamente di cui parlarne, di cui non aver paura di parlarne, da portare alla luce, da far emergere, ma proprio perché possa essere corretto. In più fasi della vita racconti di quello che è il rapporto del sesso femminile con il sesso maschile, no? Inizi parlando di una traversata in traghetto che hai preso con la tua Y10 per arrivare a Palermo, dove ti sei vista osservata in modo particolare da tutta una serie di camionisti. Parli proprio di che altro erano solo camionisti. Erano solo camionisti e c'ero solo io con la mia... Infatti, cioè, il concetto ovviamente eri giovane ragazza, sicuramente carina, non era magari una situazione semplice. Arrivi poi all'episodio dove nel fare un favore a un amico per una società di bikini, che ha un'azienda di bikini, hai fatto delle foto, una è venuta particolarmente sensuale e quella è girata, addirittura parli della prima pagina della Gazzetta, quindi diffusione molto del... Non Maurizio alzatrice, ma guardate Maurizio lato B, passami il termine ovviamente che sto definendo, arrivando alla fine del libro, quindi ne parli davvero lungo tutto il libro, quello che era un allenatore, ovviamente non fai capire chi sia, anche se dal mio punto di vista bisognerebbe mettere alla berlina certe persone, e ti ha detto io scelgo te rispetto a un'altra calciatrice solo se mi dai un bacio. Ora mi auguro che davvero abbia chiesto solo il bacio e non qualcosa in più. Mi aiuti a capire, da persona che ne ha vissuta più di una, e anche nel libro dici, se me lo fa quello che è il tifoso me lo aspetto e so come rispondere. Ora, forse bisognerebbe anche qua oggi, nell'epoca dei social,
cercare di far capire come, anche se sei un leone da tastiera, ma certi giudizi in un senso o nell'altro non ti puoi proprio permettere di darli, aiuti a capire come una donna, tu sei assolutamente una donna molto forte, quindi ecco perché la faccio a te questa domanda, ma possa superare certe difficoltà, cioè cosa, penso che, diciamo così, da un punto di vista psicologico sia davvero una cosa pesante da affrontare internamente. Come si può affrontare e come davvero relazionarsi anche nel mondo del lavoro, dove, ahimè, probabilmente non succedono, ma probabilmente qualcosa ovviamente va anche in questa direzione. Come si può aiutare davvero le ragazze, le donne, le ragazze anche giovani, ma anche le donne comunque di una certa età, a superare queste difficoltà? E cosa possiamo fare noi maschietti per insegnare agli altri nostri coetanei, maschietti, di, insomma, sì, ovvio, apprezzi la bellezza, perché è inutile nasconderlo, la bellezza viene apprezzata, ma di lì ad esasperare questo concetto rispetto ad altri, probabilmente non è un valore aggiunto da portare avanti. Dunque, sono sempre stata una ragazza molto determinata, anche perché sono cresciuta molto velocemente. Io sono diventata grande e andavo a scuola da sola, mi cucinavo da sola, mi allenavo da sola, non sapevo fare le lavatrici, infatti le maglie da gioco ai tempi dovevamo lavarle noi e diventavano quelle di Cicciobello. Quindi insomma sono sempre stata molto grande fin da piccolina. Quello che non ho mai permesso è, o forse quello che ho sempre dato valore è stato il capire quanto fossero importanti i nostri giorni e quanto valore dobbiamo dare ai nostri giorni, a giorni di difficoltà, a giorni di gioie, ma anche a giorni di grandi problematiche. Io ho affrontato dei momenti in cui ho avuto un allenatore che mi ha fatto delle straordinarie avance, però sono stata anche molto determinata, perché nel giro di, penso, un minuto e mezzo l'ho diciamo sistemato, tra virgolette, con due o tre paroline, nel senso che ho fatto capire subito a lui che io ero lì per giocare a pallavolo e non per altro. Quindi quello che io ho fatto era prendere in mano una situazione non semplice, perché ero giovane, ero impreparato, e anche perché per ogni atleta l'allenatore è davvero un gran punto di riferimento, e per me lui lo era, quindi è stato un momento non semplicissimo, però l'ho risolto pensando a tutti i sacrifici che avevo fatto nella mia carriera, a tutti i sacrifici che ho fatto nella mia vita, e quindi non volevo permettere a nessuno di sciuparmi il mio percorso. Quindi il consiglio che posso dare è dare valore ai nostri giorni, e il consiglio che posso dare a tutte noi donne è di saper dire di no, perché chi sa dire di no dà valore ai propri giorni, e anche se perde il proprio lavoro ne ritroverà un altro, perché è quello che merita. Quindi consiglio che posso invece dare agli uomini è che quello che insegno a mio figlio, di rispettare le donne sempre, ma allo stesso tempo, al contrario, noi donne dobbiamo saper rispettare anche gli uomini. No, questo è giustissimo, e capisco il fatto del non farsi schiacciare da un'eventuale paura, ma affrontare quel momento forse anche subito, cioè senza far ingigantire questa paura nel momento in cui potesse mai avvenire questo aspetto. No, è un argomento che c'entra poco con la leadership, però la finanza, anche se il nostro mondo è solo di maschi, quindi poveracce le poche consulenti. Anzi, dal mio punto di vista, le consulenti nel mondo della consulenza finanziaria hanno una capacità, hanno un pelo sullo stomaco, me lo dico nel senso positivo, 10 volte più alto, perché ahimè spesso nella cultura popolare soldi uguale uomo, e invece la donna non è così. In realtà le donne nel nostro mondo hanno davvero una gran capacità, molto più alta di comprendere quali sono le esigenze della clientela, di molto di più quella sorta di empatia, di capacità di mettersi, no, nella testa del cliente, capire meglio cosa vuol fare il cliente. Quindi è un mondo ovviamente diverso rispetto a quello dello sport, però comunque dove il gender gap, ahimè, c'è anche nel nostro mondo, ecco, non è ancora superato. Io concluderei un po' questa intervista e
ti ripeto, andrei davanti davvero a lungo, ma magari avremo un giorno magari l'occasione di continuare, di riconfrontarci, di riprenderla. Una frase che mi è particolarmente piaciuta, ne parli proprio nelle ultime tre pagine del libro, quindi è proprio a conclusione del libro che parla: certo, alla fine contano i risultati, ma non solo quelli. La parte più importante è sempre la qualità della vita, quell'insieme di valori che per ciascuno di noi corrispondono a ciò che desideriamo profondamente per noi stessi e per le persone che amiamo. È un qualcosa dove nel nostro piccolo, la società di formazione, stiamo già portando avanti da diverso tempo il concetto di well-being economy, un'economia per stare bene, che va un po' nella direzione dove non è solamente il PIL che va a capire quanto sta bene un paese, perché il PIL guarda anche dati, l'esempio più banale è quello dell'incidente autostradale, più è forte più aumenta il PIL perché ci sono più riparazioni da fare, ma io non auguro a nessuno di fare un incidente stradale dove si distruggono le macchine, e ovviamente anche in quel caso le persone, mi auguro, rimangano davvero illese. Quanto è importante iniziare a diffondere davvero una consapevolezza che la vittoria, l'obiettivo, la ricchezza, che per molti è comunque un obiettivo di vita, forse non sono tutto, ma oggi più che mai, e ce lo insegna per me anche il Covid-19, questo periodo, i valori veri della vita sono altri. Raccontavi, sei stata in quarantena, sì, ma sei stata comunque con i tuoi figli, quindi è comunque un momento in cui ti godi molto di più una cosa che, ahimè, passa troppo in fretta. Parlo di nuovo da papà di due bambini e io li rivorrebbe beh, cioè sono davvero delle emozioni che passano troppo in fretta e quelle non puoi davvero riavvolgere il nastro, ecco. Quindi quanto è importante davvero questo aspetto di guardare ad altri valori che rendono felice la vita? Guarda, io vorrei concludere con questa frase alla quale tengo tanto. Io credo che i veri vincenti non sono coloro che vincono tutti i giorni. I veri vincenti sono coloro che trovano un giusto equilibrio tra un'esaltante vittoria e una cocente sconfitta. Quindi non esaltiamoci troppo quando abbiamo successo, quando tutto va alla grandissima, ma non buttiamoci neanche giù quando le cose non vanno come ci aspettiamo. Chi riesce a trovare questo giusto equilibrio è, a mio avviso, un vero vincente. Cavolo, bellissima come frase di chiusura di questa puntata. Maurizio, io ti faccio davvero il mio personale applauso, virtuale ovviamente, immagino che tutte le persone che ci stanno ascoltando stiano facendo a loro volta un applauso. L'importante è davvero cercare di trovare il proprio equilibrio, non porsi dei limiti, darsi ovviamente degli obiettivi, ma poi non preoccuparsi se proprio quell'obiettivo non lo raggiungi, vuol dire comunque che ne hai raggiunto un altro. Ecco, l'importante è essere soddisfatti, credere in noi stessi per andare avanti. Se poi riusciamo a farlo anche nell'ambito di un bel team, è qualcosa che davvero può essere un gran valore aggiunto. Io, Maurizio, davvero ti ringrazio tanto per le tue preziose parole, mi auguro davvero che ognuno di noi che sta seguendo queste dirette ne possa fare un tesoro. E grazie davvero per la tua anche umiltà, anche la tua solarità e la tua sincerità con cui parli e con cui all'interno del libro, che consiglio ovviamente di leggere per chi conoscesse Maurizio, davvero fa capire la bellezza della persona, la bontà della persona Maurizio, lo consiglio davvero. Grazie tanto Maurizio e alla prossima. Grazie Jonathan, un abbraccio grande e un saluto a tutti. A presto. Grazie, ciao, a presto Maurizio, grazie tanto.